Ci troviamo alle piscine Florida, dove ogni giorno tanti aretini vengono a cercare sollievo alla gran calura che attanaglia la nostra città. Lei ha ancora la maglietta, probabilmente ha paura del sole. È solo troppo bianco, è la prima volta che vengo in piscina quest'anno. Sicché, però qui bello, no? Erano tanti anni che non ci venivo, bella veramente, bella. Siamo adesso al mare. Questa piscina è molto bella, molto attrezzata, ha molte cose, piscina direi perfetta per fare tuffi e per nuotare, molto, molto bella e utile più che altro. Per i bambini è il top del top veramente, io faccio l'animatrice e ogni giorno porto i ragazzi ai salterini e si divertono tantissimo e penso che sia veramente una bellissima esperienza anche da fare. Poi le persone vengono qui, portano da mangiare, mangiano, certo. Oltre che rilassarsi, esatto. Prendere il sole, fare il bagno. Insomma. È vero. È così. Ed è un piacere venirci, soprattutto durante la settimana, in quando c'è una bella calma, tranquilla, dunque si può fare il bagno, prendere il sole, fare colazione con la Macedonia, è un vero piacere. Rigorosamente preparata da lei. Sì, lo fa lui. Io l'ho fatto io la Macedonia. È lei che cucina? No, cucina lei, ma la Macedonia l'ho preparato io. Lei è specializzato nella Macedonia? Anche. È vero? È vero, sì, è lui che lo prepara. Mentre io preparo altre cose, lui prepara da mangiare Macedonia o qualche altra cosa che ci sta. Lei già se ne va? Io sì, io lavoro a part time, mezza giornata. Io faccio le 9 e le 11:30, tutte le mattine. Tutte le mattine viene qui alla piscina? Tutte le mattine, 3 mesi. Quindi ho fatto l'abbonamento? Certo, un abbonamento mensile. Io tutti gli anni abito qui vicino e mi trovo da Dio. C'è l'asilo della mamma. È un modo ideale per iniziare la giornata. Io mi carico, vengo qui al sole, ma abbronzo e poi il giorno faccio le cose di casa. Uno dei tanti ospiti che si è messo sotto una pianta in compagnia di un buon libro, è una situazione ideale. È un giorno di riposo per me del lavoro e cerco di rilassarmi il più possibile. Come hai detto te, con un buon libro e ombra. Ogni tanto un bagno e la struttura è piacevole, confortante, lunedì c'è poca gente, quindi si sta molto bene, veramente. È soprannominata il mare di Arezzo. Il mare di Arezzo. È comoda, vicina, è una bella piscina, è pulita e sono contento di venire qui. Bene, in chiusura di questo nostro servizio siamo con il bagnino Paolo che è qui a bordo piscina, che è uno di coloro che veglia sulla sicurezza di tutti coloro che si buttano in acqua. Esatto. Tutto. Perché se ne tuffano tanti in acqua, no? Tantissimi, bisogna sempre controllarli, sempre guardare che le cose vadano come devono andare. Quindi ci vuole sorveglianza. Occhio vigile. Occhio vigile e riflessi pronti. Dalla piscina Florida è tutto, linea allo studio.